Gentilissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Siamo, mi sembra, alla puntata numero 24 del percorso che stiamo compiendo alla scoperta di noi stessi e soprattutto alla presa di possesso di noi stessi e per poter vivere in pienezza la nostra vocazione cristiana e anche umana al duplice precetto della carità: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le forze, il prossimo come te stesso, seguendo Gesù. Io non rifaccio nuovamente la sintesi di tutte le puntate precedenti, mi limito a dire che stiamo nella sezione dedicata alla lotta contro le forme di male che in qualche modo hanno origine dall'azione del diavolo. Tutti i mali derivano dall'azione del diavolo, l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Abbiamo visto la lotta contro il male morale che viene dal diavolo, che è il peccato, da realizzare soprattutto attraverso lo strumento della confessione generale e poi della confessione frequente. Abbiamo visto la lotta contro il male che ci deriva dalle ferite che ci portiamo dietro, con le preghiere di guarigione, con la riconciliazione con la nostra storia, ecco, e soprattutto il perdono degli altri e di noi stessi. Abbiamo visto la lotta contro i nostri difetti, che si realizza con il lavoro ascetico sul nostro carattere di lotta e di miglioramento con l'ausilio della preghiera e dell'Eucaristia. Ora stiamo vedendo le difese dai modi con cui Satanasso compie altre forme di male, o attraverso i residui dei peccati che abbiamo fatto, oppure attraverso altre forme di azioni che abbiamo cercato di vedere, tipo il male trasmesso per via generazionale, tipo la presenza di oggetti non buoni dentro casa, o tipo il contatto con degli ambienti che sono inquinati dalla sua sovranità, diciamo così, esplicita e diretta, tipo i maghi, tipo i pranoterapisti, tipo le religioni orientali o tipo le varie forme, insomma, di egemonia che c'è adesso, tanto per dirne una: Halloween, la stragrande parte del mondo dei tatuaggi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono, in qualche modo, abbiamo visto, delle forme di male che si attaccano in un certo senso. Io anche vi ho già detto altre volte che sto un pochino in crisi con questi argomenti, perché si tratta di argomenti veri ma non chiaramente definibili e inquadrabili. Poi vedremo più avanti di peggio, insomma, anche, cioè, diciamo, le massime forme di male che il demonio può fare con le varie forme di male malefico. Questo è il capitolo seguente. Adesso però dobbiamo occuparci dei rimedi, i rimedi che adesso qui ho introdotto la volta scorsa, introducendo il tema dei sacramentali, a cui vi rimando, quindi le condizioni in base alle quali i sacramentali funzionano come reali strumenti di grazia e non come pratiche superstiziose, pericolo sempre, ahimè, incombente purtroppo anche nelle cose buone. Oggi cominceremo a entrare un pochino nel merito, nel dettaglio, no? E cioè a partire dalle benedizioni e dall'imposizione delle mani fatta dai sacerdoti, che forse tra tutti i sacramentali è difficile stabilire una gerarchia, sono, diciamo, le cose più importanti. Già molte volte sono intervenuto la puntata precedente a spiegare l'importanza che le benedizioni hanno, soprattutto i segni di croce tracciati dal sacerdote, e come era palese in tutto ciò che caratterizzava il rito antico. Anche durante la Santa Messa celebrata il rito antico, che il sottoscritto celebra a fianco al rito nuovo, ecco, senza che l'uno, come voleva e come vuole il motu proprio di Papa Benedetto XVI, e questi due polmoni con cui respira la vita della Chiesa, il polmone della tradizione, ecco, e il polmone della sana modernità, ecco, che non devono escludersi a vicenda o combattersi, né pendere unilateralmente da una parte contro l'altra. Però
Però anche nella messa in rito antico la prima cosa che uno risalta è che il sacerdote durante la messa farà almeno una decina, ma abbondanti, forse anche di più, di segni di croce, soprattutto sulle offerte, ma anche su se stesso, anche sui fedeli, anche quando si gira per dare l'assoluzione, insomma, prima della comunione, ci sono tanti segni di croce. Quindi questo fa comprendere l'importanza delle benedizioni. Volevo completare, diciamo così, proprio definitivamente l'introduzione. Io la volta scorsa ho fatto riferimento a acqua, olio e sale. Ecco, di sacramentali ce ne sono anche almeno altri tre molto importanti, che sono le candele benedette, e l'incenso e benedetto, le candele benedette e l'incenso benedetto. Ho adesso un vuoto mentale, dovrebbero essere le candele e l'incenso, quindi almeno altri due, oltre a quelli che abbiamo già visto e che poi tratteremo quando tratteremo dei singoli sacramentali. Allora, cominciamo dalle benedizioni dei sacerdoti. Allora, la cosa fondamentale per capire una benedizione di un sacerdote è rendersi conto di una cosa. Quando un diacono viene ordinato sacerdote, cosa significa? Significa che le sue mani, che vengono unte con il crisma, con il sacro crisma, non solo unte, ma nel rito antico, che tra l'altro ho visto sabato scorso, ci sono state domenica scorsa le ordinazioni, qui in diocesi, dove io sono, fatte con il nuovo rito, in cui il vescovo ha voluto riprendere questo aspetto dell'uso antico, cioè oltre che a ungere le mani del sacerdote con il crisma, le mani del sacerdote venivano completamente cosparse del crisma, quasi come quando si unge un altare, e poi legate con un fazzoletto, che poi chiaramente serve ad asciugare le mani. Quel fazzoletto poi viene addirittura, pensate, incorniciato dai novelli sacerdoti e mantenuto a vita, tanto era importante. Allora, dovete capire che il crisma si usa soltanto nei tre sacramenti che non si possono mai ripetere. Perché? Perché quando durante il sacramento si traccia un segno di croce con il crisma, nella nostra anima viene impresso un sigillo, si chiama così in teologia, un segno indelebile che si chiama carattere, che resterà per tutta l'eternità, non si cancella mai. Il Catechismo di San Pio X diceva che il carattere del sacramento del battesimo è quello di cristiano. Nel battesimo noi veniamo unti con un segno di croce appena sopra la fronte, quindi sulla parte anteriore della testa. Con la cresima diventiamo soldati di Cristo, e se vi ricordate la cresima è andata proprio dalla crismazione della fronte, quindi il luogo dove ci possono guardare in faccia e il luogo dove c'ha sede la vergogna, scrive San Tommaso d'Aquino. Quindi da quel momento tu diventi un soldato di Cristo. Nell'ordinazione vengono unte le mani del sacerdote, cioè quelle mani da quel momento hanno impressa sopra una croce che i demoni e gli angeli vedono e davanti a cui i demoni fuggono, che abilita quelle mani a consacrare e a benedire, cioè sono realmente quelle mani lì, non metaforicamente, mani che Cristo in persona usa. Quindi capite? È una cosa grossa, anche questo è un mistero di fede, ecco. Però tanto erano importanti e tanto erano, come dire, ritenute di grande onore le mani consacrate del sacerdote, che durante la prima messa di un sacerdote, anche questo vedo che si sta recuperando, subito dopo la prima messa c'era l'usanza di far sedere il sacerdote davanti all'altare e baciare le palme delle mani, usanza che poi continuava dopo la Santa Messa con il bacio alle mani del sacerdote. State attenti che il bacio alle mani del sacerdote non è un segno, perdonatemi, di umiltà o di umiliazione al sacerdote, no? Tipo quello che per esempio viene fatto ai padrini della mafia, che si baciano le mani per dire: ah, io sono soggetto a te, faccio quello che dici tu. Assolutamente. Il bacio delle mani di un sacerdote io ho sempre consentito a farlo fare, anche se
rifuggo in maniera più assoluta e prego gli ascoltatori di tenerlo sempre presente da ogni forma, che purtroppo ogni tanto ne vedo qualcuna, di culto della personalità per quanto riguarda i miei personali confronti. Statene alla larga, vi prego e vi supplico, ecco, perché il primato della nostra esistenza va soltanto a Cristo. Io spero di essere un non troppo indegno ministro di Cristo, ecco, ma le anime appartengono a Lui e la gloria e il culto vanno dati a Lui e a Lui solo. Quindi quando si compie quel gesto si fa un atto di fede, cioè io credo che le mani di un sacerdote, non perché il sacerdote è qualcuno, ma in virtù dell'ordine sacro ricevuto, sono mani consacrate e sono mani che consacrano e benedicono e santificano, capite? E leggevo proprio ieri sera nel libro del padre di uno degli ultimi libri di padre Amort che sto leggendo, Il segno dell'esorcista. Lui racconta che padre Candido Amantini, grande esorcista, riconosceva un posseduto semplicemente imponendogli le mani sulla testa e vedendo le reazioni. Io vi posso attestare nel mio piccolo, io non sono esorcista, ma ho incontrato persone che avevano questi problemi, che poi sono state aiutate nel modo con cui posso come sacerdote e in molti casi accompagnate dall'esorcista. Io questo lo posso testimoniare. Una volta mi capitò, venne una persona che diceva c'hai problemi, dico guarda ti faccio un attimo una benedizione, volevo invocare lo Spirito Santo, e gli ho messo, semplicemente ha alzato la mano destra, l'ho appoggiata sulla sua fronte, non ho neanche fatto in tempo a fare questo gesto e quella persona è caduta in terra, istantaneamente è caduta in terra con reazioni di un certo tipo, subito. Io stesso quando guardo le mie mani, io ricordo benissimo la notte in cui sono stato ordinato sacerdote, siccome ci ho sempre abbastanza creduto almeno a queste cose, mi guardavo le mani e mi dicevo sempre, dico, oh Signore mio, mi guardavo queste benedette mani e dicevo, ma queste mani adesso consacrano, io domani celebro la prima messa, io domani dirò questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi e nelle mie mani, cioè un pezzo di pane diventa il corpo di Cristo. Capite che sono cose molto 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 grosse queste. Quindi capite quanto sono importanti le mani di un sacerdote. Io l'altro giorno, scherzando un mio caro confratello, neanche troppo scherzando, no? Aveva appena assistito a un'ordinazione. Io chiaramente ho istantaneamente baciato, quando sono andato a dare l'abbraccio di pace ai novelli sacerdoti, istantaneamente, subito, gli ho baciato le mani che profumavano ancora di crisma. E poi scambiando un'impressione con un confratello, dico, uè, gli ho detto a lui, dico, ma lo sai che quelle mani che c'hai sono due bombe atomiche, anzi peggio delle bombe atomiche. E lui si è fatto un sorrisino, insomma, dicendo, già, insomma, no? Quindi attenzione che noi sacerdoti abbiamo delle bombe atomiche in mano che dobbiamo adoperarle. E i fedeli però devono sapere che quelle mani sono bombe atomiche. In senso buono, chiaramente. Sono le 17, ragazzi, come sempre la pausa con questo nuovo orario arriva un pochino prima del tempo, però io a quest'ora, come sapete, amo salutare la Madonna con l'Ave Maria nell'ora che ricorda l'apparizione di Rudebach, quindi invito tutti ad unirvi alla mia preghiera. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo. Le mani di un sacerdote, quindi, sono unte con il sacro crisma e per tutta l'eternità quel sacro crisma resterà. Pensate che se un sacerdote, Dio non voglia, va all'inferno, va all'inferno come sacerdote, i demoni lo vedono che era un prete e non si può andare a nascondere. E voi immaginate il surplus di tormenti un po' più raffinati che riservano questi begli personaggi che sono i demoni a uno che è andato all'inferno avendo il compito di combatterli e potendo massacrarli i demoni. Se voi leggete i libri di esempio del caro padre Amort, io ricordo benissimo alcune cose. Quando gli fecero la domanda, che poi questa me la sono sempre rivenduta, perché la verità che gli chiesero, ma scusi padre, ma lei non c'ha paura del demonio? Paura del demonio io? Ma casomai è il demonio che c'ha paura di me? Perché è veramente così. Cioè il demonio non ha paura di me
Capite? Come Leonardo ha paura di me come donna. Perché se io uso le mie mani da donna, io uso le mani di Cristo e i demoni dell'innocenza di Gesù Cristo scappano. Allora, queste mani benedicono e consacrano. Benedicono cosa? Benedicono le persone e benedicono le cose. La benedizione può essere una benedizione semplice, per esempio importantissima la benedizione che si riceve al termine della Santa Messa. Il sacerdote all'inizio si segna lui con il segno della croce, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e tutti si segnano con lui. Ma alla fine benedice, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Quindi si tratta di una benedizione potentissima, già quella. La benedizione può anche essere, però, come dire, più articolata, come dire, più solenne, quando è accompagnata dall'imposizione delle mani. E qui ci sono, diciamo così, a mia conoscenza, tre tipi di benedizioni. Quindi il sacerdote può utilizzare una sorta di benedizione solenne, tipo la benedizione di Mosè: il Signore ti benedica e ti protegga, faccia risplendere, imponendo le mani sulla persona. D'accordo? Io generalmente impongo sempre la mano destra sulla fronte e la mano sinistra sulla nuca, sempre. D'accordo? Perché a quanto mi è dato di sapere, sono le due, diciamo così, posizioni del capo più sensibili alle mani del sacerdote. La fronte, perché chiaramente possiede la parte superiore della nostra anima. La nuca, ho letto da qualche parte, dice qualcuno, che è il luogo particolarmente sensibile, perché io questo ve lo do col beneficio del dubbio, tanto comunque male non fa, pare che sia una zona, diciamo così, del nostro cervelletto particolarmente sensibile e colpita in occasione, diciamo così, di tentazioni diaboliche. Pare, questa è un'informazione che è del tutto individuale e opinabile. Quindi si può fare una benedizione semplice, tipo la benedizione di Mosè. Io ogni tanto uso una benedizione un pochino più articolata, la benedizione della Santissima Trinità con la protezione di Maria Immacolata ti accompagni per tutta la vita, una benedizioncina, diciamo, che dura una ventina di secondi. E queste sono, diciamo, delle benedizioni semplici, ma già una benedizione di questo genere è una grande benedizione, che poi conclude chiaramente con un segno della croce. Segno della croce che può essere fatto sulla persona e può anche essere fatto sulla fronte o su alcune zone del volto, sugli occhi, insomma, non c'è nessun problema. Si può utilizzare un pochino di olio benedetto, ok. Poi c'è un'altra forma, può essere utilizzata, credo che sia questo, io non sono molto pratico dei gruppi di rinnovamento nello spirito, però vi ho detto che mi hanno invitato in più di qualche circostanza alle messe di guarigione. Io vi confesso che quando, dal momento che vedo che lì, da quello che posso capire, quando dopo la messa di guarigione o c'è il momento dell'imposizione delle mani, si tratta di invocare lo Spirito Santo. Quindi io uso o gli inni della Chiesa, tipo il Veni Creator o tipo il Veni Sancte Spiritus, oppure delle formule più brevi, Veni Sancte Spiritus Repetuorum Corda Fidelium, oppure delle formule spontanee di invocazione dello Spirito Santo sulla persona, perché lo Spirito Santo la guarisca, la liberi da ogni male, la rinnovi, eccetera. Quindi è un'invocazione, diciamo così, finalizzata, una benedizione finalizzata ad invocare lo Spirito Santo sulla persona, perché lo Spirito Santo operi, no? E il gesto dell'imposizione delle mani, già nella Sacra Scrittura, è sempre legato proprio alla discesa, in qualche modo, dello Spirito Santo, no? Questo ce l'attesta tutto il Nuovo Testamento, dagli Atti degli Apostoli in poi. Ecco, poi c'è una terza possibilità di preghiera, che è un po' un corollario della seconda, che è fare una preghiera di guarigione, d'accordo? La preghiera di guarigione, ci sono alcune preghiere di guarigione già fatte, no? Io per esempio a volte uso anche una parte, l'ultima parte della preghiera di guarigione dell'albero genealogico, perché la ritengo molto efficace per aiutare la persona a liberarsi dal male in qualche modo ereditato. Oppure sono altre forme di preghiera di liberazione. Io vi posso testimoniare che se un sacerdote le recita con tanta fede e anche ad alta voce, queste cose non soltanto fanno bene all'anima,
ma anche da un punto di vista proprio psicologico, chi l'ascolta, essendo anche molto belle, producono, come dire, un grandissimo senso di sollievo, di benessere e di pace. Quindi realmente, in qualche modo consolano e sollevano un'anima, già in diretta. Però diciamo, queste le assimilo un pochettino alla seconda, perché si tratta sempre di una invocazione dello Spirito Santo, come dire, a scopo, tra virgolette, perdonatemi, che mai come in questa sede è opportuno, terapeutico, d'accordo? Che lo Spirito Santo guarisca, perché è lo Spirito Santo che ci guarisce e ci risana tutte quante le nostre ferite, da tutto quello che ci portiamo dietro. Poi c'è la preghiera di liberazione, che qui la preghiera di liberazione ha dei, come dire, dei gradi, no? Ha dei livelli. I sacerdoti, e qui mi faccio eco degli appelli di Padre Amor, possono e devono fare le preghiere di liberazione, ma le preghiere di liberazione, stare attenti, non si fanno soltanto sugli ossessi, si fanno anche sugli ossessi. Quindi un sacerdote come me non può, lo vedremo, fare esorcismi in senso stretto, non può, perché nell'attuale legge della Chiesa deve obbedire alle disposizioni canoniche che regolano l'attribuzione di questo ufficio in base ad un mandato formale deliberato dal vescovo come uno dei tanti incarichi canonici che ci sono adesso. Se non l'hai avuto, però attenzione, non si può fare solo questo, capite? Perché se una persona che ha problemi, l'ho già detto, di origine malefica, viene da me e mi dice: Padre, mi fa una preghiera di liberazione, io non mi posso rifiutare, non solo che non solo che non mi devo, non mi posso rifiutare. D'accordo. E se la persona si agita ricevendo una preghiera di liberazione, se c'è qualcuno che dirò a questa persona che se c'è qualche familiare vicino si faccia accompagnare, perché se si agita anche per una preghiera di liberazione mi deve dare una mano, perché non si può sbattere al muro, insomma, per ricevere una preghiera di liberazione. Attenzione, ma queste, allora io vi confesso che se trovo un sacerdote, ogni tanto ne trovo qualcuno che ci crede, io, d'accordo, mi faccio fare tranquillamente una preghiera di liberazione, perché ne abbiamo bisogno tutti quanti. Non ho mai avuto reazioni, quindi non credo a quanto mi è dato di conoscere di essere ancora indemoniato, insomma, non ho avuto reazioni di questo genere. Però anch'io sicuramente mi porto addosso tante cose, insomma, che in qualche modo non funzionano. Queste cose male non fanno mai, capite? Non bisogna avere con queste realtà, l'ho già detto con i sacramentali, come dire, delle forme di attaccamento morboso, ossessivo, come uno che uno si fissa e sta sempre a chiedere queste cose qui in maniera non equilibrata, no? Spero che mi comprendiate. Esistono purtroppo anime così, no? Qualcuno potrebbe anche dire: non ti mettere a parlare di queste cose, se no le persone si fissano. Le persone non si devono fissare, d'accordo? Perché come in tutte le cose, in medio stat virtus, d'accordo? Però una preghiera di liberazione non è che dici: sai, ha fatto una preghiera di liberazione, chi lo sa che ha fatto? Niente ha fatto. Sta chiedendo al Signore che allontani ogni forma di male, compresi eventuali piccoli mali malefici, dalla persona. Vi ho già detto che molti mali malefici, questo consta dalle quelli che alcuni esorcisti chiamano, tra virgolette, le negatività. Vi ho detto che questo è un, come dire, è un argomento caliginoso, magmatico, non si capisce bene, d'accordo? Cioè le reazioni violente si hanno soltanto, a quanto io ho potuto capire, nei casi di possessione, ma al di sotto di questi casi, per esempio, a volte ci stanno degli impicci, insomma, delle cose, poi lo vedremo quando tratteremo nello specifico di questi argomenti, dei sortileggi fatti perché a una persona gli vada male il lavoro, gli si sfasci la famiglia o cose di questo genere, che non necessariamente, come dire, poi producono, traboccano una vera e propria possessione, però qui c'è un sacco di guai. Per togliere queste cose, sicuramente dovrà farsi un pochino benedire e dovrà anche fare lui stesso, lei stessa, delle preghiere di liberazione per invocare la misericordia, la potenza di Dio che spezzi queste cose negative che sono state fatte e tenga lontano da sé la presenza del nemico. Vi ripeto, su queste cose non bisogna essere, cioè, come scrive, non solo Padre Amo, ma tutti quanti gli esorcisti, molta gente che pensa di avere dei problemi diretti col demonio non ha problemi diretti col demonio, se non in senso molto lato, cioè nel senso che stiamo vedendo in queste catechesi.
Il demonio è chiaro che è all'origine di ogni forma di male, no? Però non è che una persona che ha commesso un peccato mortale, che ha dato grande culto al demonio, è indemoniata e non c'ha bisogno della preghiera di liberazione, c'ha bisogno che si confessa, d'accordo? Se ha prodotto questo tipo di male. Quindi, ripeto, fermo restando, di un uso cum grano sanis delle cose che vi sto dicendo, ecco, però una benedizione di un sacerdote non gli costa assolutamente nulla. Se il sacerdote ti fa semplicemente un segno di croce, dice benedica a te onnipotens Deus, Padre, Figlio e Spiritus Sanctus, con l'intenzione di benedirti, già da benedetto, già quella cosa è una cosa grande. Ecco, c'era San Francesco d'Assisi che era molto devoto sia alle mani dei sacerdoti, che guai che incontrò un sacerdote che non gli baciasse la mano, sia anche a farsi benedire dai sacerdoti, e insegnava ai frati a chiedere la benedizione. Io sinceramente, gentilissimi ascoltatori, io vi invito a farli, perché a riprendere queste cose, perché vi posso dire, attraverso i social network io ricevo lamentele, se uno va a vedere il mio profilo, se ci entra come amico, vedrà quando posto qualcosa, ma i sacerdoti non ci benedicono, ma i sacerdoti non si confessano. Allora, io sono consapevole del fatto che possono esserci oggi delle situazioni in giro problematiche, no? Però io dico anche che i fedeli, questo l'ha detto anche il nostro vescovo durante l'omelia per le ordinazioni di domenica scorsa, ha detto che i sacerdoti hanno una grandissima responsabilità, e questo è in dubbio, grandissima e gravissima, di cui renderanno gravissimo conto a Dio. Però un po', perdonatemi, ce l'hanno anche i fedeli. Perché i sacerdoti oggi non sono, trattati, non, cercate di capire bene, non come chissà che o chissà che cosa, ma semplicemente come uomini del cielo, come uomini sacri, d'accordo? Allora, io vi ho fatto una predica, una delle prediche domenica scorsa, che ancora devo mettere in giro, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, è questa qua. Ma voi che cosa chiedete a un prete? Io quando sono venuto qui, questa è una parrocchietta piccola di campagna, sapete qual era l'unico grande problema di questa parrocchia? Una parrocchia dove c'era praticamente da ricostruire tutto da un punto di vista di fede, che non c'era più niente, la festa di agosto. La festa di agosto voleva dire 10 giorni di seguito, dove si organizza una pubblica balera con Zoom Papà, e dove si mangia come porci, perdonatemi insomma l'espressione adesso forse un po' troppo estrema, si mangia e si beve, non necessariamente, ecco, panini and company, si balla all'aperto, gratis, d'accordo, perché non costa niente, e basta. E la parrocchia incassa un pochino di soldi perché possa poi realizzare delle opere parrocchiali. Allora, io ho sempre fatto la festa, perché non sono certamente il tipo che si mette a fare le guerre frontali, perché c'è modo e modo poi di vivere una realtà di questo genere, no? E se è sempre fatta si fa ancora. Ma dico, santo cielo, ma questo è tutto quello che deve fare un parroco dentro una parrocchia? L'unico problema pastorale qui dentro è la festa di agosto? Insomma. Allora, questo per dirvi, voi, cioè, i sacerdoti, è vero che oggi a volte gli chiedi una benedizione, quasi quasi qualcuno dice ti ridono in faccia, gli chiedi di confessarsi, questo raccontano alcuni fedeli, io spero che esagerino, che non sia vero, e non vengano a confessarti. Però chi fa questo è una minoranza, capite? Cioè, se voi vedete, dice, ma io voglio vedere il mio parroco vestito da sacerdote, ma scusa, diglielo delicatamente, no? Però quante volte si sente dire in giro, l'ho sentito anch'io, ma no, ma il prete è uno di noi, il prete è come tutti quanti noi, facendo quasi di questa cosa come se fosse un problema, gerarchico oppure di onore, quasi, cioè, sti preti, chi si credono di essere? Sono uguali a tutti gli altri. I preti non sono uguali a tutti gli altri. Sono uguali a tutti gli altri in quanto battezzati, non in quanto preti, perché in quanto preti sono uomini di Dio, oggettivamente. È chiaro allora che un fedele deve essere, deve aiutare il sacerdote, perché non è detto che ne sia consapevole di questa sua altissima dignità, non è detto affatto. E può darsi anche che qualche fedele, magari facendo richieste un pochino inopportune, magari abbia
in qualche modo non voglio fare l'avvocato della mia, come dire, della mia classe, no, ma abbia magari indotto un prete in buona fede a pensare che forse doveva agire diversamente. Perché se tu un sacerdote gli sempre a dire devi essere come me, devi essere più amicone, devi essere più fratello, eccetera, eccetera, non ti mette sto vestito che mi sembri uno dei 50 anni fa, sembra che vuoi prendere le distanze, e quello dopo dice, ah beh, ma mi sembra giusto, mi sembra. Perché devo fare queste cose qui? Fammi vestire in borghese come loro, in modo tale che le persone non si sentono allontanate. Voi, chi mi conosce lo sa, io vado solo in veste talare e nient'altro. D'accordo, però io non sono assolutamente convinto che tantissimi miei confratelli vanno vestiti in borghese non perché ipso facto sono degli scellerati, ma perché pensano di fare una cosa buona, una cosa gradita certamente a molti fedeli e forse anche gradita a Dio, perché forse i tempi sono cambiati e forse non bisogna dare più questa immagine di sacerdote. Io assicuro che c'è qualcuno che è confuso, d'accordo? Allora, siamo sicuri che noi abbiamo sempre, dice, ma il sacerdote non benedice, ma guardate che i primi anni che io ero sacerdote, a me non mi è mai venuto a chiedere nessuno una benedizione, quasi nessuno, prima che potessi poi da parroco cominciare a formare io i fedeli, quindi negli ambienti in cui mi sono trovato, nessuno mi veniva a chiedere una benedizione, nessuno. Quindi, allora, a volte un sacerdote ha bisogno di essere aiutato dai fedeli. Vedete come fa la Madonna, l'ho detto la volta scorsa, a Medjugorje benedice gli oggetti, ma dice sempre, questi devono essere ribenedetti da un sacerdote, perché la sua benedizione è più grande della mia. Questo gesto della Madonna, e io ci credo a questo gesto che fa, perché mi sembra mariana al 400%, è un gesto, a mio avviso, anche di amore ai sacerdoti. È come se gli stesse dicendo, figlio mio, guarda che la tua benedizione di te, povero prete, chi ti conosce, stai sperduto in chissà dove, è più grande della mia, perché la Madonna le mani consacrate col crisma non ce l'ha, capite? Sono mani virginali, sono mani tutto quello che volete, ma non sono mani consacrate. Allora, se un sacerdote compie una benedizione con tanta fede, qualunque sia la finalità, no? Quindi una benedizione semplice, una benedizione, come dire, di invocazione dello Spirito Santo e di guarigione, o una benedizione fatta nella forma di preghiera di liberazione, guardate che se ci mette tanta fede lui, vi ricordo come funzionano i sacramentali, e ci mette tanta fede chi la chiede, perché quella benedizione ti farà tanto bene quanto tu sei fermamente convinto che quando ti impone le mani un sacerdote è Cristo che te le impone. Lui in persona ti sta imponendo le mani. Quando il sacerdote ti benedice, è Cristo che ti benedice. Quindi quale potenza ci potrà avere la benedizione di Cristo? E io che sono un povero prete, che devo essere sempre, come dire, attento a rimanere umile, a volare basso, ma rimanere umile e volare basso non può voler dire fare finta che non ho dei poteri straordinari, o negare addirittura che io ho dei poteri straordinari e dire sono come tutti gli altri. Non è così. Ecco. Voi direte, può benedire anche un non sacerdote? A quanto io so, sì. Ci sono anche dei gruppi ecclesiali carismatici, a quanto io so, che impongono le mani. Io non vorrei essere scomunicato da nessuno, cioè io non vedo niente di male in questi gesti, d'accordo? Che sono gesti comunque compiuti da un battezzato. Un battezzato non ha il sacerdozio ministeriale che ha un prete, ma ha comunque il sacerdozio comune, è in qualche modo partecipe in senso molto molto ampio dell'ufficio sacerdotale di Cristo. D'accordo? Quindi non è una cosa che è proibita, non deve però generare confusione, cioè se anche ci sono alcuni gruppi carismatici dove è prevista l'imposizione delle mani da parte dei laici, io spero, ma lo dico per il bene delle anime, d'accordo, che si dica, si predichi e si faccia capire che un conto è che faccia questa cosa un laico, un conto è che fa questa cosa un prete. Fermo restando, e anche qui si apre un campo molto ampio, che poi il Padre Eterno fa quello che vuole, d'accordo? Perché nel corso della storia della Chiesa ci sono stati,
Capite? Se il Padre Eterno vuole dare un carisma particolare di benedizione o di liberazione a qualcuno, guardate che non ci stanno, non ci stanno vescovi né uomini di chiesa che possono impedirlo, eh? Capite? Perché comunque questo accade. Tenete presente che un tempo tutta quanta l'organizzazione di queste cose, ci dice anche il Nuovo Testamento, avveniva per mandato diretto dello Spirito Santo. Cioè, chi faceva l'esorcista? Ah, una persona molto semplice. Chiunque metteva paura ai demoni, cioè di fronte a un ossesso, gli andava a fare una preghiera, gli imponeva le mani e il demonio si metteva paura, e quello era esorcista. Fine. D'accordo? Oggi queste cose non si possono fare, però ci possono essere, ci potrebbero essere, io non ne sono al corrente, persone che svolgano questa cosa, ma comunque questa cosa non è mai la stessa cosa dell'imposizione fatta dalle mani del più sgangherato dei sacerdoti, che però ha ricevuto l'ordine sacro. Quindi questo è molto importante. È molto importante, perdonatemi se... molto più importante di quanto pensiamo, una cosa che non si fa più, che il padre in primis e anche la madre la sera benedica i figli facendo una vera e propria benedizione con imposizione delle mani. Usate la preghiera di Mosè, che è quella di San Francesco, che è facilissima: il Signore ti benedica e ti protegga, faccia risplendere su di te il suo volto e ti doni la sua misericordia, rivolga su di te il suo sguardo e ti conceda la pace, e ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Potete fare, non solo che potete farlo, fatelo, ecco, perché i figli sono un dono del Signore, e il potere di un padre, di una madre su un figlio è immenso, ecco. Vedremo quando parleremo a suo tempo dei mali malefici, che una maledizione fatta da un padre o da una madre verso un figlio ha una portata devastante al negativo al 100%, può addirittura essere causa di una possessione diabolica. Questo per far capire quanto è grande agli occhi di Dio l'autorità e il potere che ha un padre o una madre nei confronti di un figlio. D'accordo? Quindi, un altro argomento a parte, che fa parte di questo discorso, ed è l'argomento esorcismo di Leone XIII. Cos'è l'esorcismo di Leone XIII? Ve lo dico perché mi arrivano anche spesso richieste, segnalazioni: si può fare o non si può fare, chi lo fa, chi non lo fa, un prete lo può fare, un laico lo può fare, eccetera eccetera. Ecco, l'esorcismo di Leone XIII fu scritto da Papa Leone XIII ed è, perché è tuttora esistente, diciamo così, strutturato in due parti, ok? C'è una formula, come dire, non deprecatoria, cioè dove non si rivolgono delle intimazioni dirette al demonio, ma impetratoria, dove si rivolgono delle invocazioni a Dio e all'Arcangelo San Michele perché intervengano ad aiutare e a liberare una persona che è oppressa da mali malefici consistenti, quindi nella forma della possessione o dell'ossessione diabolica. D'accordo? Fino a prima della riforma liturgica, allora, perché creare un altro esorcismo? Perché c'erano già gli esorcismi maggiori. Perché questo esorcismo, a differenza del sacramentale dell'esorcismo, che è riservato, era riservato ed è riservato agli esorcisti, quindi quelle preghiere tipiche di quel particolare sacramentale, per cui esistono dei libri liturgici ad hoc della Chiesa che l'esorcismo, sono riservati ai sacerdoti esorcisti. I sacerdoti non esorcisti potevano recitare quell'esorcismo, quindi solo i sacerdoti, con il permesso del vescovo. Quindi, a differenza, quindi non serviva un mandato ufficiale dato, come dire, stabilmente, ma se un sacerdote trovava un caso delicato, poteva dire: guarda eccellenza, mi è capitata una persona di questo genere, senza volermi sostituire all'esorcista della diocesi, posso pronunciare, imponendogli le mani, l'esorcismo di Leone XIII? E il vescovo diceva sì. Ecco, chiaramente con la riforma liturgica le regole del rituale romanum sono decadute, d'accordo? Ecco, per cui io mi ricordo bene che lessi su un libro di Padre Amort e mi sono informato, questa è la posizione dominante in giro,
Attualmente un sacerdote può recitare questa preghiera anche su altri, anche senza il consenso particolare del vescovo, ma solo un sacerdote. E chiaramente fare questa cosa non a cuore troppo leggero, no? Nel senso che io dico sempre che un sacerdote dovrebbe essere, come dire, il rapporto tra sacerdote e esorcista è questo qui: un sacerdote sta all'esorcista come il medico di base sta all'oncologo, d'accordo? Cioè, generalmente, prima di arrivare all'esorcista, i fedeli si rivolgono al parroco o a un sacerdote con cui in qualche modo hanno dei rapporti, gli raccontano alcune cose, gli sottopongono alcuni problemi e gli dicono: senta un po', padre, ma mi devo preoccupare oppure non c'è niente? Come dice padre Amort nei suoi libri, se uno non ha i doni di padre Candido Amantini, cioè che succede che imponi le mani e ti casca una persona davanti, questo non succede quasi mai, questo qui, potrebbe essere necessario all'esorcista recitare l'esorcismo maggiore. Ecco, io ritengo che un sacerdote, qualora ci abbia un serio dubbio e però non è sicuro, potrebbe, con la dovuta, come dire, prudenza e discernimento, recitare l'esorcismo di Leone XIII per verificare se ci sono dei problemi seri ed eventualmente poi mandare la persona dall'esorcista per ricevere gli esorcismi sacramentali in senso stretto. Spero che mi stia spiegando bene. Allora, i laici questo non possono per nessun motivo, state attenti a quello che vi dico, usarlo su altre persone, mai e per nessun motivo. Poi, a quello che mi è dato di conoscere, diciamo, questa preghiera può essere usata come preghiera di autoliberazione da un laico. Ecco, solo che qui, a quanto io ne so, eventualmente qui, questa è una puntata, io non sono un esperto nel merito, chiedete agli esorcisti diocesani e a chi ne capisce più di me, perché alcuni sostengono essere preferibile limitarsi alla prima parte, quindi non giungere alla seconda parte, dove, anche se a titolo privato, si rivolgono dei comandi diretti al demonio, d'accordo? Per cui si chiama esorcismo di Leone XIII, perché nella seconda parte contiene dei comandi diretti ai demoni. Altri dicono che se un laico lo usa come preghiera personale di autoliberazione, può recitare anche la seconda parte. Io sinceramente non lo so, non so quali tipi di controindicazioni potrebbe avere, perché non sono, come dire, un esperto assoluto in materia. Sicuramente la prima parte sì. La seconda parte, ragazzi, fate un ulteriore discernimento, ma non credo che sia poi così indispensabile, chiedendo consiglio, in tutte le diocesi devono starci per forza, qui ce ne sono tre dalle nostre parti, gli esorcisti ufficialmente autorizzati dal vescovo, e state a quello che loro vi dicono, perché per quanto io ne so non c'è uniformità di pareri su questo punto e io non mi sento assolutamente abilitato e in grado di dover dare una risposta sulla quale potrei non essere del tutto competente. In ogni caso, sia chiaro, ragazzi e ragazze carissimi, la benedizione di un sacerdote è qualcosa di veramente grande, grande, grande e importante. È generalmente a portata di mano, no? Anche far benedire gli oggetti, cioè la Madonna a Medjugorje, e io ho sempre detto che nella sostanza di ciò che è successo a Medjugorje ci credo, ha raccomandato di portare addosso un oggetto benedetto. Guardate che per benedire un oggetto, anche qui ci sono due formule, ci sono due modi: c'è la benedizione veloce, che basta che portate quell'oggetto al sacerdote, il sacerdote ci traccia sopra un segno di croce con la mano destra, con l'intenzione di benedirlo, quell'oggetto è già benedetto. Oppure c'è la preghiera solenne di benedizione, che è più lunga, c'è una formula di benedizione, c'è un segno di croce, poi c'è l'aspersione con l'acqua benedetta. Ma portare addosso un oggetto benedetto è importantissimo.
Abbiamo visto tante cose che sono brutte dentro le case. Dentro una casa non deve mai mancare il crocifisso, non devono mancare dei quadri sacri. Abbiamo appena festeggiato il mese di giugno, il mese del Sacro Cuore. Gesù ha fatto tante promesse a chi ha dentro casa esposto un volto, un'immagine del Sacro Cuore. Facciamolo, perché tutti gli oggetti benedetti con fede hanno una potenza di allontanare le forze del male immensa. Vi racconto una storia, non vi so fare nome e cognome, però è una storia vera e ve la racconto così come l'ho ricevuta. Voi sapete che alcune anime avevano ricevuto in dono la grazia di discernere e di riconoscere gli oggetti benedetti. E c'era un'anima mistica che praticamente, sapete, fanno sempre le prove, no? Io ricordo un fatto che mi raccontarono della mistica Natuzza Evola, no? Voi sapete che Natuzza Evola, sempre per comprendere la grandezza del sacerdote di cui abbiamo parlato oggi, lei diceva sempre che quando un uomo viene ordinato sacerdote, ordinariamente i nostri angeli custodi si trovano alla nostra destra, quindi cioè a fianco alla spalla destra, d'accordo? Quindi alla destra della persona. Natuzza diceva che quando uno diventa prete, l'angelo passa dall'altra parte, dalla parte sinistra. E questo perché? Perché l'angelo riconosce la maggiore dignità che il sacerdote ha di lui. Ricordate il santo Quirino d'Ars che diceva: se incontrassi un angelo, un sacerdote, io saluterei il sacerdote, non l'angelo. Capite? Dice che si spostava dall'altra parte perché così avrebbe dato l'onore che si deve al sacerdote, dandogli la destra. È un fatto pittoresco, è un fatto particolare, no? Ma poi chiaramente hanno fatto le prove, perché a Natuzza gli hanno mandato laici vestiti da prete come me, qui tutti quanti precisi, con la veste talare, con le cose, no? E lei alzava la faccia, dice: ah, e tu che stai a fare qua? E che stiamo a carnevale? Capite? Lei non conosceva quella persona, però ha visto che l'angelo stava sempre nello stesso posto e quindi ha riconosciuto, detto: questo non è prete. E poi gli hanno mandato un prete vestito oggi, se ci fosse Natuzza in giro li riconoscerebbe tutti quanti. Gli hanno dato un prete mandato vestito da laico. Oggi non si vedono ancora i laici vestiti da prete, ma si vedono molti preti vestiti da laici, detto fra me e voi. E quindi gli hanno mandato più di qualche volta gli hanno mandato sti preti vestiti come un laico, e lei appena l'ha visti: buongiorno padre, e bacio delle mani, eccetera eccetera. Quindi noi possiamo anche sorridere su queste cose, però il Signore ci manda dei segni, insomma, abbastanza chiari, no? Quest'altra anima mistica, di cui non ricordo il nome purtroppo, perdonatemi, aveva il dono di riconoscere gli oggetti benedetti. Allora, cioè, quando lei vedeva un oggetto benedetto, un quadro benedetto, un'immagine benedetta, gli si facevano due occhi grandi come non mai, ammirati, spalancava gli occhi e diceva: oh, vi dico queste cose per farvi rendere conto della potenza che c'è una benedizione. Allora che successe? Dice: ma questa sta, non è che questa fa tutta sta commedia, che chi lo sa che vuole fare, no? Allora hanno fatto una volta, mo purtroppo lo vedrà magari bene chi si vede il video, chi sta ascoltando in diretta non vede bene, cerco comunque di spiegarlo con le parole. Ci mandano il solito prete vestito da laico, no? E questo c'aveva in mano un biglietto, come si chiama, un cartoncino, un'immaginetta non benedetta. Entra da questa anima mistica, gli dice: guarda che bella che è sta immagine. E lei gli fa: bella, senza scomporsi più di tanto. Questo si gira e si gira di spalle. Adesso al video lo faccio così, praticamente traccio un segnettino di croce impercettibile, quindi si gira di spalle, mette le mani davanti al petto e con la mano destra, tenendo questa medaglietta davanti, fa proprio un microscopico gesto di croce, chiaramente con l'intenzione di benedire sull'immagine. Si rigira un'altra volta e questa rifà: oh, ha rispalancato gli occhi e ha visto l'oggetto benedetto. Allora, io vi posso dire, nel mio piccolo,
I demoni hanno il terrore di queste cose. Sapete che significa il terrore? E il lavoro che fanno, e se mi sente qualche mio confratello, sono certo che mi ascolterà, è quello di... Ho detto a quel sacerdote c'è le bombe atomiche al posto delle mani? Ecco, che cosa fa Satanasso? Le disattiva, le disinnesca, capite? Quindi toglie al sacerdote la coscienza di questa sua grandezza, di cui lui non ha nessun merito, anzi dovrà grandemente rispondere davanti a Dio se ha usato o non ha usato queste armi. Un'altra grande mistica a cui io credo, che è Maria Simma, raccontava che dei sacerdoti sono stati tantissimo tempo in purgatorio e con le mani nere, lei li vedeva, perché hanno benedetto poco. Perché per un sacerdote benedire poco vuol dire non dare degli aiuti immensi alle persone. Certo, tu non puoi andare a imporre alle persone di benedire, ma voi potete chiederlo. Guardate che oggi la gente non ci crede più, eh? Io posso dire che arrivato in parrocchia 2 o 3 volte ho fatto tutto il giro di tutte le case della parrocchia. Perché anche la benedizione di una casa fatta con fede da un prete è una bomba atomica. Anche qui non va preso come superstizione, perché la casa va benedetta, ma quelli che abitano dentro la casa devono vivere in grazia di Dio, altrimenti la benedizione funziona sempre. C'era un film che si chiama come una pallottola spuntata, ecco, quindi gli fa qualcosa, certamente sì, ecco. Ma non possiamo intendere queste cose, ve l'ho già detto, in chiave superstizione. Io non vado mai a messa, però le cose mi devono andare bene, voglio tenermi lontano la sfortuna dalla casa, allora chiamo il prete che dà una benedizione, qualche volta mi è successo, dice, e vabbè, vieni, va, che tanto questa porta bene. Ecco, ti rispondono così, no? Non bisogna certamente frettolosamente giudicare, bisogna avere tanta pazienza e tanta carità, perché oggi in giro c'è tantissima ignoranza, quindi io la casa voglio la benedetta lo stesso, anche chi dice una cosa di questo genere, che certamente dicendoci guardi che non si tratta di portare bene, quindi mi raccomando, non facciamo questa cosa in chiave superstiziosa, ma questa è una benedizione, è un'invocazione di una benedizione da parte di Dio, insomma, quindi non c'entra niente con la fortuna, con la sfortuna, con questo e con quell'altro. Però io vi posso dire che moltissimi, cioè, che la mia grande sorpresa nell'andare a benedire le case più di qualche volta è stata che, va bene, i testimoni di Geova non ti aprono, e va bene, lo sappiamo che i testimoni di Geova non ci aprono, ma a volte non ti aprono anche alcune persone che non sono testimoni di Geova, e non ti aprono dicendo non mi interessa. Quindi questo significa, cioè, per dirti non mi interessa, io sono rimasto, non certamente per l'affronto fatto al sottoscritto, anche se è un po' umiliante una cosa di questo genere, ma nostro Signore gli hanno fatto ben di peggio, insomma, che chiudere una porta durante una benedizione, quindi un sacerdote di abituarsi tranquillamente a queste cose, no? Però ti fa capire a che punto ci siamo ridotti. Cioè, con una cosa come benedire le case, no? Che magari da una persona un po' grossolana te lo fa fare prevalentemente come gesto superstizioso, perché dice ma male non gli fa, comunque un prete la benedice, gli porterà bene, e non te lo fanno fa, e non per paura. Io non ho mai chiesto una lira a nessuno, tanti peccati che posso aver fatto, io non chiedo soldi in giro a nessuno, d'accordo? Accolgo le offerte che spontaneamente vengono lasciate e vanno tutte alla parrocchia, non a me, ma non chiedo soldi. Perché ogni tanto qualcuno diceva, ma padre non c'ho soldi. Dico, soldi? Qualcuno parlava di soldi? Io ti ho detto, se vuoi ti benedico la casa. Ah, allora venga. Dico, certo che vengo, non c'è nessun problema. Ma qualcun altro non era preoccupato che mo viene il parroco che vuole i soldi? Non la voleva proprio. E voi capite, io mi immagino da sacerdote, dico, tu pensa questo qui, no? Magari se avesse aperto la porta a me, che in quel momento rappresento nostro Signore, capite? Magari il Signore gli avrebbe concesso la grazia della conversione o chissà cosa, e magari chiudendo quella porta in quel momento ha chiuso la porta a Cristo. Non, capite sempre in che senso, no? Sempre per quello che io, come qualunque altro sacerdote, rappresento.
Ecco, questo è un ampio campo perché questa trascuratezza delle benedizioni, d'accordo, un po' perché gli si dà poca importanza da parte dei fedeli, un po' perché hanno poca voglia i preti, un po' perché sono anche poco sensibilizzati i sacerdoti a questa cosa, perché certamente la predicazione, la pastorale, il governo sono cose importanti, ma l'incarico più grande che ha un sacerdote è quello di benedire e di consacrare. Perché nei sacramenti e nei sacramentari, come accennavo la volta scorsa, è in azione la grazia e la potenza di Cristo, non semplicemente la potenza dell'uomo. E quindi ad essa bisogna dare la massima rilevanza e la massima importanza possibile. Questo spero che possa bastare, abbiamo cercato di spaziare in vari termini. Fatevi benedire dai sacerdoti. Sappiate che se avete un sacerdote dalle vostre parti, fosse anche il più scrauso, il più ignorante, il più scarso che ci sia, se lo fate lavorare, fatelo lavorare, ne avrete immensi benefici. E se lui ci crede poco, fategli tornare la fede credendoci tanto voi. Perché dagli oggi e dagli domani, ecco, io potrei raccontarvi tanti altri episodi, ecco, ma alcuni sono un pochino... in cui ho cercato di ravvivare in qualche sacerdote che aveva un po' perduto la coscienza della sua dignità, ecco, e sono stato ringraziato, a volte anche con le lacrime agli occhi. È un momento difficile, ecco. Io vi posso dire che non voglio raccontare, non voglio fare la vittima, oggi non è tanto facile stare a combattere con la gente, perché le cattiverie che fanno, guardate, sono grandi, probabilmente ci sono sempre state, però guardate, alcune cattiverie che io ho visto o ho sentito perché mi hanno riferito, se uno non ha le spalle forti e non ha una grande vita interiore, difficilmente regge oggi. E tenete presente che i sacerdoti sono figli del nostro tempo. Oggi siamo figli di un tempo dove la croce non la porta nessuno, non siamo più capaci di soffrire la minima sofferenza. E un prete non è che viene dal cielo, non è un marziano. Quindi se non ha assimilato, non ha maturato la coscienza di tante cose, se non si sa assumere le proprie responsabilità, siatene responsabili voi e aiutate il sacerdote a riscoprire le immense responsabilità che ha. Vi do appuntamento, se credete, la prossima settimana con la mia benedizione. Ave Maria.